Prendo la libertà di inviarle la ricetta di una minestra che a Parma, mia amata città natale, è di rito nelle solennità familiari e non avendomi si calda, già di neve credo... portato le vose, ho fatto subito la conserva seguendo le indicazioni della sua vicetta, modificandole come concertammo, cioè misi al fuoco 6 decimi. Ecco dalla lontana Sicilia una buona massaia che si rivolge a lei per chiederle dei consigli. La annoia? La colpa è tutta sua, che così bene sa diventare amico di chi consulta spesso il suo libro. Mi auguro che questa... Mio marito, che è un po' goloso, da un po' di tempo mi va magnificando certi marron glacé e mi stuzzica nell'amor proprio, dicendomi che non sarei capace di prepararglieli. Ho pensato allora a lei come ad un salvatore, un consigliere. Le anticipo i più sentiti ringraziamenti e quelli di mio marito. Il segreto del successo di Pellegrino Artusi sta nella sua curiosità e nella sua grande capacità di confronto. Nel giro di pochissimi anni riesce infatti a creare una fittissima corrispondenza con uomini e donne, signore dell'alta società, marchese, contesse ed umili casalinghe, che da ogni parte d'Italia gli inviano ricette, chiedono consigli e acquistano il suo libro. La prego volermi mandare contro assegno una copia del suo prezioso libro, volendone fare un dono ad una sposina, certa che sarà accolto con entusiasmo pari a quello che ho provato io. Pellegrino Artusi si tiene accanto l'Italia intera, da nord a sud, e costruisce una rete di saperi culinari in cui confluiscono le rarità di ciascun paese, le tante tradizioni e una varietà di storie e di sapori. Grazie anche alla sua incredibile capacità di relazione, conquista prima l'affetto degli italiani e poi quello del mondo intero. Mando in fretta e furia un caro ed affettuoso saluto al gentil signor Artusi, il Dante, l'Alfieri, i Carducci della cucina nostra. Mentre mi proponevo di inviarle i miei saluti, ebbi occasione di vedere il suo libro di cucina in mano dei signori americani qui gitanti, che tanto mi domandarono di lei, essendo entusiasti del suo libro. E la buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera Silvana. Buonasera Nick, buonasera a tutti. Padelle e grembiuli, dove ci porta questa sera Silvana? Bisogna prendere di nuovo l'aereo, eh? Con tanto piacere riprendiamo l'aereo e voliamo in Italia, voliamo nell'Emilia Romagna e ci colleghiamo di nuovo con lo chef Gian Domenico Palomba presso Casa Artusi. Casa Artusi, Forlì in Popoli, andiamo a salutarlo immediatamente. Eccolo, buonasera, buonasera. Gian Domenico Palomba, buonasera. Buonasera. Ciao, ciao Nick, ciao Silvana, benvenuti di nuovo nella scuola di cucina di Casa Artusi qui a Forlì in Popoli. Scuola dedicata soprattutto agli appassionati di cucina come voi. Vi devo fare i complimenti, siete elegantissimi, si vede che siete italiani, molto eleganti, i miei complimenti. Ma i complimenti vanno a voi per tanti motivi, perché tutti seguono da Montreal e tutti prendono nota e tutti dicono bravissimi. Casa Artusi comunque è conosciutissimo, non siamo noi a ricordarlo sicuramente, ma grazie. È un piacere veramente avere dei collegamenti e oggi c'è un piatto molto interessante che cucinerai, Gian Domenico. Oggi il piatto che cucineremo diciamo che il nostro maestro Artusi lo chiamava il tortino di Petonciani, la ricetta numero 403, oggi la chiamiamo parmigiana di melanzane, è un piatto della domenica, un piatto della festa per noi in Italia. E vi vado ad elencare molto velocemente gli ingredienti di questa ricetta, certo. Che sono delle melanzane tonde, e della polpa di melanzane tonde, circa 4, 5, 10 fette a seconda delle dimensioni della nostra pirofila, 50 grammi di polpa di melanzane a cubetti che abbiamo già tagliato precedentemente per farne uscire l'acqua, 150 grammi di mozzarella di bufala DOP campana, 50 grammi di parmigiano reggiano grattugiato, 150 grammi di polpa di pomodoro San Marzano DOP, olio extravergine di oliva, sale e pepe a seconda del nostro gusto, qualche foglia di basilico fresca, una tazza di farina che utilizzeremo per friggere le nostre melanzane e le andremo a friggere in olio di semi di arachide, un paio di spicchi di aglio per fare la salsa di pomodoro.
È fatto. Ecco gli ingredienti e quindi ci si mette all'opera, ma sarà molto interessante seguire Gian Domenico. Gian Domenico Palomba. Puoi anche iniziare, però prima siamo curiosi, perché mentre tu cucini, noi abbiamo tante sempre domande da fare, perché siamo curiosi anche di conoscere, insomma, dietro questa passione di Gian Domenico Palomba, da dove è nata questa passione della cucina, Gian Domenico? Vedi, Nicchi, io ho sempre cucinato, anche in casa, con mia mamma, con la mia nonna, sono sempre stato un po' a contatto con questo modo di fare, perché da noi è un modo di fare, si cucina un po' tutti, mio padre, mia mamma, mia nonna, un po' tutti hanno questo chiamiamolo vizio, però non è proprio un vizio, da noi in Italia è una vera e propria tradizione tramandata di padre in figlio. Nel frattempo sto passando nella farina le nostre melanzane che avevo precedentemente tagliato per fargli fare un po' di acqua con del sale. Ora, una volta passate nella farina, le andrò a friggere e nel frattempo continuo a parlare con voi. Ah, sì, siamo sempre curiosi, ma è giusto, ti vediamo all'opera, è giusto che ci dai anche delle informazioni, perché siamo anche qui per questo. Ma a casa quindi cucinano tutti, ma non vi litigate mai? Chi è che ha la priorità in cucina? Oppure... Sì, spesso e volentieri, tanto come sai la cucina è un po' anche competizione, quindi c'è chi fa meglio gli gnocchi, c'è chi fa meglio il brodo, c'è chi fa meglio lo spaghetto al pomodoro, insomma, dopo diventa una sfida a chi lo fa meglio. Dio benedica la tua casa e soprattutto fortunati gli invitati che vengono da voi, posso solo immaginare. Ma è tradizione, ma è anche passione sicuramente, Gian Domenico. È anche passione, giusto. Sì, la cucina direi, Silvana, che è prima di tutto passione. Io sto friggendo nel frattempo le nostre fettine di melanzane. Una volta fritte le andremo a scolare su un piatto con della carta assorbente, in questa maniera. Perfetto, perfetto. Bene, allora, visto che stiamo vedendo un po' quelli che sono i dettagli prima di andare in pubblicità, è giusto ricordarlo, saremo di ritorno tra poco, continueremo, perché questa sera parmigiana di melanzane con salsa di San Marzano, mozzarella di bufala campana e parmigiano reggiano DOP. Che buono! Alla grande, Silvana. Una corta pausa e torniamo subito dopo. Rimanete con noi. Ciao Nick, ciao Silvana, oggi ci spostiamo per un attimo da Forlì in Popoli e scendiamo verso il sud Italia, dove si trovano gran parte dei prodotti a denominazione di origine protetta che abbiamo utilizzato per fare la parmigiana di melanzane. Sto parlando del pomodoro San Marzano, dell'agro sarnese nocerino DOP, che subito ci fa venire in mente quell'animo conviviale, quell'animo caloroso tipico della regione Campania. E a proposito di questa regione, abbiamo utilizzato anche la mozzarella di bufala campana DOP, che si caratterizza per quel gusto spiccatamente
estremamente acidule per la sua forma rotonda, data dalla manualità e dalla capacità dei maestri casari di mozzare appunto la pasta filata. Abbiamo concluso il tutto con un'abbondante spolverata di parmigiano reggiano DOP, il re dei formaggi italiani, il più apprezzato e forse anche per questo il più imitato al mondo, anche se il segreto sta proprio nel fatto che non può essere imitato al di fuori del suo territorio di produzione, la regione Emilia-Romagna. Insomma, l'Italia intera, dal nord al sud, ci regala tantissime storie di legami tra prodotti e territori che ben si prestano ad essere utilizzati e valorizzati nella cucina italiana. Quello che avete sentito è Mattia Fiandaca, che ci dava tutti i dettagli su quello che, quelli che sono gli ingredienti, ma noi ritorniamo intanto e il collegamento con Forlimpopoli Silvana è un interessante collegamento anche questa sera. Sì, presso la cucina appunto di Casa Artusi insieme allo chef Gian Domenico Palomba. Eccolo, di nuovo all'opera, come vanno le cose? Vanno bene, e nel frattempo abbiamo fritto le nostre melanzane che avevamo precedentemente tagliato a fette e a cubi. Le fette verranno messe esternamente alla nostra pirofila, i cubi li metteremo all'interno a mo' di polpa per renderle ancora più succulente. Nel frattempo abbiamo fatto una salsa di pomodoro con i nostri pomodori San Marzano DOP. Una salsa di pomodoro fatta con olio extravergine, qualche spicchio d'aglio e qualche foglia di basilico fresco. Abbiamo fatto rosolare un pochino, poco, e gli abbiamo messo il pomodoro e abbiamo fatto cuocere veramente poco, una decina di minuti, fino a che abbiamo ottenuto questa salsa. Eccola. Ora andiamo a comporre i nostri strati, gli strati della nostra parmigiana. Prendiamo una piccola pirofila. La andiamo ad ungere leggermente di olio extravergine, in questa maniera, un po' come le nostre nonne quando facevano la lasagna imburravano la teglia, noi andiamo ad ungere con olio extravergine e andiamo a preparare lo strato, il primo strato della nostra parmigiana, in questa maniera. Mettiamo le nostre fettine di melanzane, mettiamo il pomodoro, la nostra salsa di pomodoro San Marzano DOP, prendiamo la nostra mozzarella di bufala campana e la andiamo a tagliare a quadrettini, in questa maniera. L'andiamo a mettere all'interno della nostra parmigiana. Spolveriamo con del parmigiano grattugiato, parmigiano reggiano. Secondo strato lo andremo a fare con i nostri cubetti di melanzana fritti, anche questi, precedentemente dissalati con un pizzico di sale delle nostre saline di Cervia. In questa maniera. Viene messa la polpa di melanzana all'interno perché quando andremo a tagliare la nostra parmigiana stessa non troveremo gli strati classici della parmigiana che conosciamo, ma troveremo un cuore più cremoso e molto più invitante. Andiamo a fare un ulteriore strato. Mettiamo la nostra salsa di pomodoro. La alterniamo con la nostra mozzarella. Ecco. Chiaramente il profumo, neanche che ve lo sto a dire, è eccezionale. Eh sì.
Gian Domenico, stiamo seguendo religiosamente proprio ogni tuo movimento e prendiamo nota di tutti gli ingredienti. Incredibile, c'è una grande differenza. Questa fa la differenza, insomma, Silvana. Assolutamente. Io sto dicendo, come fa a resistere Gian Domenico a non mettere una fetta di questa mozzarella di bufala, di non assaggiarla in questo istante? C'è la disciplina che viene da quello che è uno chef. Gian Domenico Palomba, Casa Artusi. Gian Domenico, siamo pronti per un'altra pausa, quindi quando ritorneremo avremo il piatto completo, quindi ci fermiamo per qualche utile consiglio e poi saremo di ritorno subito dopo. Rimanete con noi. Di ritorno con Padelle Grembiuli, l'ultimo momento è quello del piatto finale e ricordiamo di nuovo il maestro di cucina Gian Domenico Palomba. Siamo collegati con Casa Artusi, Pellegrino Artusi, il famoso Pellegrino Artusi. E Silvana, quante belle cose che ci sta facendo la ricetta vedere. Appunto questa sera, parmigiana di melanzane con salsa di San Marzano, mozzarella di bufala campana, parmigiano reggiano, quante buone cose. Sì, tortura al massimo, però è quello che vogliamo sì, vedere. E lo state sentendo, ritorniamo direttamente dal maestro di cucina Gian Domenico Palomba. Gian Domenico, Bentrovati. E la nostra parmigiana è in forno, sta gratinando e saranno gli ultimi istanti che gratina. Oggi vi è stata proposta un po' la parmigiana dell'Artusi con melanzane, con mozzarella e con salsa di pomodoro. In realtà la ricetta è una ricetta molto opulenta, una ricetta molto ricca, e da nord a sud in Italia un po' tutti la personalizzano come meglio credono. Ad esempio al sud, in alcune parti, c'è chi ci aggiunge della carne, c'è chi ci aggiunge altri tipi di mozzarella, chi ci mette l'uovo bollito, ce ne sono vari tipi, ognuno la arricchisce come più desidera. L'ho mangiata anche col prosciutto cotto, quindi diciamo che in tutte le case esiste una ricetta, la ricetta numero 403 dell'Artusi. La 403. Bene. Gian Domenico, se tu dovessi menzionare i tuoi tre piatti preferiti dell'Emilia Romagna, quali sceglieresti? Silvana, è una domanda a quale posso risponderti allargando l'orizzonte dell'Emilia Romagna, nel senso che un po' in Italia è molto difficile definire un piatto, il piatto migliore. Potrei cominciare dal nord con i canederli in Trentino, fino a scendere fino alla Sicilia con la pasta alla norma. Quindi ritroviamo i sapori delle melanzane, che ne so, in Puglia le paste con il pomodoro fresco, il canestrato. Oppure nel Lazio a chi non piace la carbonara o la matriciana. Dirti che esiste un piatto principale non ce la faccio. Ti dico che ce ne sono tantissimi, miei preferiti. Che bellissima l'Italia, fantastica, grande, la forza dell'Italia, soprattutto in cucina. E stiamo terminando, è arrivato insomma il momento quasi dell'assaggio, l'abbiamo sempre detto. Noi possiamo farlo soltanto virtualmente, però non ci sono dubbi. È un peccato. Tantissimo, lo so. È un peccato, Nick, è un peccato perché il profumo merita, insomma. Che bello. Guardate. Che il capolavoro. Profumo merita. E noi andiamo a concludere questa... definirlo piatto mi sembra anche riduttivo. La chiamerei opera, nel senso che... Sì. E poi... è un'opera d'arte, un'opera d'arte che va oltre il gusto, va oltre ogni aspettativa, diciamo. Cucinato con tutta la perfezione del maestro di cucina Gian Domenico Palomba, ecco, si vede, si rispecchia, è un binomio, non ci sono dubbi, un capolavoro.
All'interno di questo piatto ci sono tanti prodotti DOP e IGP italiani, quindi questo tanto vale rimarcarlo perché è una cosa fondamentale e molto importante. Fa una grande differenza, si possono trovare, ma si devono ricercare e riconoscere questi prodotti, sì. Perché è facile sostituirli, specialmente all'estero, ma la realtà è che quelli originali, quelli veri, insomma, rimangono completamente, insomma, non si possono sostituire quelli che sono gli ingredienti. No, Gian Domenico, no. grazie mille per gli amici che sono a casa, da parte di tutti noi di Sea Television, grazie a tutti voi di Casa Artusi. Sempre un piacere. Veramente, grazie per essere vicini. Grazie Nick, grazie Silvana, presto, dalla scuola di Casa Artusi. Un abbraccio a tutti voi. Grazie. Un abbraccio a tutti voi. Vi aspettiamo in Italia, eh? Senz'altro, e che ne dite di cominciare a sentire anche tutta quella bella musica e quella grandissima energia che viene dall'orchestra Casa Dei. Buonasera a tutti. La buonasera. Tengo le pelo alzado.